14 anni fa a Prato iniziò questa storia molto bella, di cui sono contento, profondamente contento, dell'adorazione eucaristica perpetua, e iniziò anzitutto qui a San Paolo. Quella che nacque come una sfida è diventata col tempo una solida realtà: non lasciare mai solo il Santissimo Sacramento. Da 14 anni, a ogni ora del giorno e della notte, c'è sempre qualcuno che prega e veglia davanti a Gesù Eucaristia, esposto nel piccolo chiesino di San Paolo. È l'adorazione perpetua. Una esperienza che coinvolge oltre 300 persone. Sono gli adoratori che a turno coprono tutti i giorni, tutte le ore del giorno. Nella chiesa parrocchiale di San Paolo l'anniversario è stato ricordato con una messa presieduta dal vescovo emerito Gastone Simoni, che nel 2008 ha creduto nella proposta lanciata da un gruppo di fedeli e li ha incoraggiati a partire, affidando a Don Guglielmo Pozzi il compito di animare l'iniziativa. Dopo tanti anni che questo movimento non si è chiuso, anzi si è allargato ad altre chiese di pratesi e ormai ha una storia, è consolidata, io non posso se non ringraziare il Signore e ancora una volta ringraziare coloro che aiutarono il Vescovo a suo tempo a dar vita a questo movimento, ecco, di adorazione, di preghiera, di contemplazione, di intercessione. Particolarmente lo considero prezioso per la nostra Chiesa e per tutta la Chiesa. Nel 2011, anche nella zona est della città, nella parrocchia della Sacra Famiglia, è iniziata l'adorazione perpetua e anche questa iniziativa vede la partecipazione di moltissimi fedeli, mentre in Val Bisenzio, nella pieve di Usella, si espone il Santissimo in modo continuato, di giorno e di notte, per gran parte della settimana. Impegni come quello di San Paolo che non sono mai cessati durante questa pandemia, anzi hanno rappresentato dei punti luce nel buio di questa lunga emergenza.